Con il Cesena degli ex Toscana Dame e Silvestri, che ha brindato alla B un mese fa, che ha chiuso in bellezza la stagione regolare battendo 2-0 al Manuzzi il Perugia con gol di Presti e Corazza, nel raggruppamento centrale al primo turno si affronteranno il Gubbio di Braglia e Bernardotto ed il Rimini. Gli Umbri hanno superato proprio nell'ultima giornata la squadra di Troisi per 4-0. Il Pescara di Cascione, vittorioso per 3-1 a Fermo, dovrà sfidare in casa il Ponte d'Era, sconfitto per 2-1 sul campo della Carrarese, mentre la Juventus Next Gen di Mr. Brambilla se la vedrà contro l'Arezzo di Indiani. Bianconeri sconfitti per 2-1 dalla Vispesaro, toscani reduci dal successo interno sul Sesti Levante per 2-1. Al secondo turno del girone è approdato il Perugia. Gli Umbri di Patron Santo Padre hanno chiuso al quarto posto con 63 punti. Al primo turno della fase nazionale invece la Carrarese con 73 punti, la squadra di Calabria degli ex lupi Iliana e Morosini è arrivata in terza posizione, a due lunghezze da quella che è la vera sorpresa del campionato, la Torres, che ha chiuso a quota 75. I sardi nell'ultima sfida della regular season hanno impattato 2-2 sul campo del Pineto, con la Fermana retrocessa in Serie D e che raggiunge così l'Olbia. A giocarsi la permanenza nel girone saranno la Recanatese dell'ex biancoverde sbaffo, autore di 10 reti in questa stagione, la Vispesaro. La squadra di Recanati è andata a KO 1-0 sul campo dell'Entella.